con grande piacere vi accolgo dall'Università di Udine per l'ultimo evento CLIP di questo primo anno insieme di seminari online di conversazioni sul lavoro e impiego pubblico. Il nostro percorso si conclude a Benevento, all'Università del Sannio, dove parleremo di reclutamento della dirigenza. Per prima cosa, però, cedo la parola al professor Boscati, che introduce il tema di oggi. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. E come ha anticipato la collega Zilli, è l'ultima giornata, l'ultimo pomeriggio di questo lungo percorso, iniziato qualche mese fa. E come ultimo tema, noi abbiamo lasciato un tema sicuramente centrale ed è per ultimo per una ragione anche così strutturale, nel senso che si sperava nella già avvenuta emanazione delle linee guida per quanto riguarda l'accesso della dirigenza statale, secondo quanto dispone il novellato articolo 28. E gli amici dell'Università del Sannio oggi si occuperanno di questo tema, cercando di individuare quello che è il tema dell'accesso della dirigenza anche nel più ampio contesto di quelle che sono le nuove esigenze dell'amministrazione, un'amministrazione che nel tempo è cambiata e affrontando un po' quella tematica da qualche tempo sotto i riflettori del famoso passaggio dalle conoscenze alle competenze, del come effettivamente valutare queste competenze ai fini dell'accesso. Una dirigenza pubblica che, come tutti noi sappiamo, presenta degli elementi di specialità rispetto alla santa personale, mi riferisco in particolare alla dirigenza di ruolo, scissione, contratto di assunzione ed incarico a termine, che porta ad una specialità di disciplina che già la volta scorsa abbiamo in parte affrontato per quanto riguarda la sanità, ma che oggi affronteremo a 360 gradi per quello che riguarda tutti gli altri ambiti. Il tema dell'accesso, che è un tema della dirigenza in particolare, che è un tema ancor più importante in quella connessione che c'è tra il profilo organizzativo e il profilo del rapporto di lavoro, con una vista espansiva sotto certi profili anche per quello che concerne il tema funzionale di svolgimento del rapporto di lavoro. Quindi, insomma, l'obiettivo un po' della giornata di oggi è quello di enucleare e definire quello che è il quadro normativo. Ovviamente credo che il focus sarà prevalentemente incentrato sulle amministrazioni centrali, ma con aperture anche alle altre amministrazioni e tenendo conto anche delle specificità di due ambiti che non sono stati toccati fino ad ora per quanto riguarda la dirigenza, cioè l'ambito della dirigenza scolastica e della dirigenza universitaria. Detto questo, io non rubo più secondi preziosi agli amici del Sannio e cedo con grande piacere la parola ad un collega che già avete conosciuto in un clip di due volte fa, credo, se la memoria non mi inganna, il professore Mario Cerbone, al quale ribadisco, cedo molto molto volentieri la parola, ringraziando lui, il professore Rotte, il professore Santucci, per aver accettato questo invito. Grazie Mario, prego. Sì, buongiorno a tutti, e sono io che ringrazio i professori Alessandro Boscati e Nazilli per il coinvolgimento in questo ciclo seminariale che oggi si chiude con il seminario beneventano che riguarda l'accesso alla dirigenza pubblica. E quindi sono veramente molto contento del coinvolgimento e anche del fatto che abbiamo avuto modo di vedere in ben 10 incontri seminariali la profondità del tema dell'accesso e del reclutamento nell'ambito del lavoro pubblico. Io ho il compito appunto di coordinare e, visto, conoscendo anche la densità delle relazioni dei colleghi, mi limiterò in questo intervento introduttivo a più che altro a gettare sul tavolo qualche spunto in questo vasto ambito dell'accesso alla dirigenza, perché veramente un punto è da sottolineare: il reclutamento del dirigente pubblico, quindi l'accesso alla dirigenza pubblica, è a tutti gli effetti un punto di osservazione privilegiato all'interno del processo riformatore della pubblica amministrazione, che è ormai partito da
possiamo dire da quasi 30 anni, se pensiamo alla legge delega 92, al decreto 29-93, ed è un punto di osservazione privilegiato non soltanto perché appunto il seminario di oggi lo conferma, ci consente un po' di raccordare le tante diramazioni del tema e quindi di ridurre ad unità, ma anche perché ci consente di stare sul nucleo essenziale della riforma, perché la dottrina ha sempre sottolineato, sin dagli anni 90, di come il processo riformatore della pubblica amministrazione trovasse il suo punto centrale proprio nella riconfigurazione della dirigenza pubblica. Alla dirigenza il legislatore ha affidato poteri e responsabilità in più direzioni, anzitutto nel rapporto con la politica, quindi fondandosi sul principio di distinzione tra politica ed amministrazione, nel rapporto con la controparte sindacale, area non affatto semplice, e al dirigente pubblico il legislatore ha affidato i poteri gestionali e organizzativi, cercando appunto di, in una logica ispirata al modello del New Public Management, di affermare, appunto, instaurare una logica autenticamente manageriale che potesse soppiantare, sull'esempio dell'impresa privata, la logica burocratica dell'amministrazione nel senso deteriore del termine. Quindi è evidente che, ragionando molto semplicemente, se le aspettative erano tante sin dall'inizio con riguardo alla dirigenza, al dirigente, è evidente che preoccuparsi, attenzionare il profilo della scelta del dirigente è un punto cruciale che ci consente anche oggi, secondo me, di trarre, se possibile, anche un bilancio del funzionamento dell'esperienza applicativa della riforma, perché credo che i tempi siano maturi, e capire se e dove, quali sono i punti di forza, quali sono i punti di criticità, e soprattutto adesso che si apre una nuova fase normativa, come già è stato detto e come meglio sarà esplicitato dai relatori, legato a questo modello normativo derogatorio legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, quindi questa nuova fase ovviamente post-emergenziale o emergenziale, che dir si voglia, che quindi aggrava ancora le criticità normative e gestionali sul tema. Diciamo, il tema dell'accesso della dirigenza, ripeto, è cruciale, però va anche detto, e vengo alle criticità, che nell'esperienza applicativa, nell'elaborazione anche giurisprudenziale, non è stato molto valorizzato, a mio parere, mi spiego meglio, non è stata data la centralità, soprattutto per quanto riguarda l'approccio normativo, ma anche l'approccio organizzativo. Il professore Boscate appunto parlava della connessione tra profilo organizzativo e profilo del rapporto di lavoro, che resta elemento cruciale. Cioè, quel che io noto, o almeno ho notato, che non si è andato al di là di un'impostazione, se vogliamo, dicotomica, classica, che vede la fase dell'assunzione, del reclutamento, dell'accesso spingersi fino ad una linea di confine, il cosiddetto avamposto del diritto amministrativo, ed infatti qui un collega amministrativista, che rientra nell'alveo dei poteri pubblicistici. Questa linea di confine rispetto poi all'area privatizzata della privatizzazione, che invece partirebbe, come dice anche la giurisprudenza, dall'approvazione definitiva della graduatoria. Quindi questo spartiacque, questa linea di confine, questo avamposto del diritto amministrativo e questa impostazione dicotomica però non rende giustizia, potremmo dire, invece alla complessità proprio del lavoro dirigenziale rispetto al restante personale non avente qualifica dirigenziale. Ecco, la consapevolezza di questa distinzione formale e sostanziale tra la dirigenza e il restante personale, come la dottrina più avveduta ha sempre sottolineato, con fatica è emersa, e soprattutto nella giurisprudenza. E questo è stato ed è un fattore di grande complessità, che poi ovviamente è stato affidato, gestito dall'elaborazione giurisprudenziale, soprattutto della Corte Costituzionale, che partendo, guarda caso, dalle dirigenze regionali e locali, soprattutto quelle regionali, ha ritagliato uno spazio considerevole all'autonomia normativa delle regioni, titolari di potestà legislativa secondo
il titolo specifico della competenza residuale di quell'articolo 117,4 della Costituzione, e quindi abbiamo dalla giurisprudenza costituzionale ci è stato consegnato un quadro invece di grande autonomia delle regioni anche sul reclutamento e sugli incarichi del dirigente, della dirigenza degli apparati regionali. Perché? Proprio perché rapporti di lavoro strettamente correlati, interrelati con i profili dell'organizzazione e dell'ordinamento degli uffici, di cui appunto l'articolo 117. Discorso analogo anche con le debite differenze per la dirigenza degli enti locali. Quindi poi la Corte Costituzionale ha dovuto, tra virgolette, gestire questo rapporto, l'emersione dell'autonomia regionale, temperandola rispetto al modello costituzionale di conformità ai principi di cui è l'articolo 97,4 della Costituzione. Quindi, dal punto di vista interpretativo, un quadro molto articolato, frammentato e di difficile definizione, pure perché, altro vizio generale della riforma, persiste un'impostazione centralista, ministerialista delle norme, per cui poi, e questo involge anche il tema delle norme recenti, quelle in ambito PNRR, per cui poi si scarica sull'interprete e sulla giurisprudenza il compito di adeguare, definire limiti, spazi dell'adattamento, soprattutto all'ambito delle regioni, degli enti locali, ma anche, come credo che emergerà nelle relazioni, per la sanità, per la dirigenza sanitaria, per la scuola, per la dirigenza scolastica, per la dirigenza universitaria. All'interno di questo quadro già complicato, poi si pongono tante altre criticità che pure investono, a mio parere, l'accesso lato sensu alla dirigenza. E mi riferisco in particolare alla partita, alla disciplina degli incarichi dirigenziali. Anche questo è stato accennato prima dal professore Boscati. È evidente che noi abbiamo questo schema binario del dirigente pubblico, per cui l'incarico temporaneo si innesta su un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Però è evidente che la dinamica, diciamo così, della gestione degli incarichi incide molto anche sull'accesso, cioè sull'inserimento di figure professionali di livello dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni. E anche qui ci sono molte, tantissime criticità, penso al ricorso alla dirigenza esterna ai ruoli, penso sia in ambito statale, ma anche e soprattutto in ambito regionale e locale, ad esempio gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nel limite del 30% della dotazione organica, e penso a tutte le peculiarità che proprio negli enti locali ci rivengono dalla diversificazione della figura dirigenziale o comunque apicale, con due grosse ovviamente novità che pure vanno tenute presenti: la figura del segretario comunale e provinciale, la figura del direttore generale negli enti locali che hanno quella soglia dimensionale stabilita dalla legge. E anche lì sono figure che hanno una modalità di accesso, di reclutamento del tutto peculiare. Il segretario, no? Con il suo legame funzionale con l'ente e poi con il ministero di riferimento. Il direttore generale invece è una figura che è braccio operativo dell'organo politico anche al di fuori della dotazione organica. Insomma, il mondo variegato delle amministrazioni ci consegna un quadro altrettanto articolato e variegato che sostanzialmente, se posso semplificare, mette a confronto due modelli: un modello di con riguardo alla selezione del dirigente, del migliore dirigente, diciamo così, un modello appunto che spinge verso una logica fiduciaria di selezione secondo meccanismi basati sull'intuito persone, un modello invece che si vuole più attestare sul mantenimento del principio di distinzione tra politica ed amministrazione e magari fondandosi con maggiore forza sulla posizione del dirigente quale soggetto non tanto compartecipe dell'azione politica, di indirizzo politico, ma soggetto che deve compensare, frenare, riequilibrare la parzialità della scelta dell'indirizzo politico, con ciò dando concretezza ed effettività al principio di distinzione tra politica ed amministrazione. So che ovviamente questo è un tema molto ampio e aperto quanto alle posizioni, è però un tema che resta sicuramente da considerare quando si parla di accesso. In questo quadro così articolato poi c'è il modello, come dicevo, derogatorio PNRR, cioè si va addirittura a caricare ulteriormente il quadro delle norme con delle norme che pongono tanti altri problemi di adattamento, di adeguamento con riferimento alla dirigenza,
per quanto il quadro sia ancora in fieri, sia ancora un cantiere aperto, ancora una volta dal lato degli enti locali non c'è chiarezza con riferimento ad alcune norme del decreto 80 e la loro sicura applicabilità anche agli enti locali, tant'è che c'è stato un intervento anche del l'ANCI con un documento specifico, insomma tanti elementi che però ancora una volta mi sembra, su questo sono critico, che rivelino uno sguardo di corto respiro da parte del legislatore, come è stato scritto, rispetto a quel modello, quello che Sabino Cassese definisce come l'ideale di una buona amministrazione. L'ideale di una buona amministrazione che sia in grado di selezionare i migliori tra i dirigenti e che soprattutto, e questo mi sembra il punto di maggiore criticità dall'ottica giuslavoristica, voglia selezionare i migliori cercando di instaurare il legame tra l'accesso ma anche tra la carriera, la valutazione dell'operato del dirigente in corso d'opera. È proprio Cassese che ribadisce come il merito non riguarda solo l'accesso ma deve riguardare anche la carriera, e quindi il tema dell'accesso dal punto di vista giuslavoristico per me significa rafforzamento della valutazione della performance del dirigente, significa effettività del sistema della responsabilità dirigenziale, significa anche intervento sulla disciplina del recesso del dirigente, del licenziamento. In questo invece allontanandosi da un'esperienza applicativa che mi sembra che invece abbia instaurato su questi temi, si sia assestata, ecco, su una posizione poco ambiziosa, cioè che equipara sul piano delle tutele il dirigente al dipendente pubblico, al funzionario non avente qualifica dirigenziale. Questo è un punto, secondo me, ancora di criticità del processo riformatore, che sul quale ci si sarebbe aspettati delle novità nell'ottica proprio del rafforzamento della responsabilità dell'approccio manageriale del dirigente. A questo aspetto di criticità, quindi del mancato o del debole legame che c'è tra l'accesso e i meccanismi di valutazione, si associa, ed è l'altro punto di grossa criticità che voglio evidenziare, una scarsa considerazione ancora una volta di come la tematica riguardi non soltanto aspetti normativi, cioè ci dobbiamo occupare da giuristi non soltanto delle norme per il reclutamento, ma riguarda anche uno sforzo organizzativo, un intervento organizzativo delle amministrazioni in quell'area che è definita la governance delle assunzioni, cioè quando l'amministrazione nel suo complesso è chiamata a prefigurare la scelta, la decisione di assumere determinati dirigenti e di assumerli per rispondere, per soddisfare determinate specifiche esigenze. Oltre al fatto che non c'è ancora, a mio parere, dicevo prima dell'approccio centralista, ministerialista, questa attenzione alle sfumature, alle peculiarità degli apparati organizzativi. Ma quel che a me pare che sia il problema dei problemi, cioè il punto cruciale, che la programmazione delle assunzioni degli enti locali sia ancora legata ad approcci formalistici, cioè quelli che il Consiglio di Stato in un recente parere, no, di conformità sul decreto del DPR a proposito del cosiddetto piano integrato delle attività organizzative, il PIAO, ha definito questo approccio volto ad incrementare gli adempimenti formali piuttosto che a ragionare realmente, effettivamente, su una programmazione unitaria, integrata, che è un po' lo sforzo di questo nuovo strumento del PIAO, piano integrato delle attività organizzative, che dovrebbe, per quanto mi pare che dal punto di vista della tempistica degli adempimenti si sia andato oltre il termine del 30 aprile che già è trascorso, che dovrebbe essere il nuovo strumento e che ci segnala appunto da lavoristi, da giuristi, la necessità che secondo me la modifica, il cambiamento, il miglioramento di quella che è la situazione attuale a cui prima facevo riferimento può arrivare si può aspettare dalle norme sicuramente, ma da questo sforzo organizzativo che ogni amministrazione porrà nella programmazione della governance delle proprie assunzioni. E credo su questo, e
con un coinvolgimento più fattivo della dirigenza, se non altro della dirigenza apicale, quella di vertice, che naturalmente in virtù della sua professionalità, della sua autonomia, della sua competenza, a sua volta non può non dare un apporto decisivo per il reclutamento anche di ulteriori altri dirigenti. In ciò rimarcando, e chiudo, riprendendo un tema a me caro, che però ovviamente so bene che anche nel dibattito giuslavoristico ha una sua precisa collocazione, nella necessità di far emergere e di recuperare quella distinzione tra le dirigenze, tra la dirigenza di vertice e la dirigenza di base, tema che dopo la contrattualizzazione, l'unificazione in un unico regime della dirigenza che è avvenuto nella seconda fase della privatizzazione, come sappiamo, riemerge prepotentemente proprio sulla tematica della programmazione del personale, delle assunzioni di personale, e soprattutto riemerge con grosse criticità in quei comparti, penso alle regioni, agli enti locali, ma anche nella sanità, dove il modello, la distinzione in due fasce, in due livelli di dirigenza diventa decisivo e connota fortemente il modello organizzativo dell'ente di riferimento. Quindi il tema della distinzione interna alla dirigenza, a proposito di reclutamento, meriterebbe forse maggiore attenzione rispetto all'attuale configurazione normativa che noi troviamo nell'articolo 28, pur con le modifiche, no? Nella distinzione nelle due fasce e nelle modalità di accesso dalla seconda alla prima fascia, proprio nell'ottica di rafforzare quello che è il nucleo essenziale della riforma di una dirigenza manageriale organizzata, orientata al risultato. Insomma, credo che gli elementi a disposizione siano tanti, mi fermo perché lascio ai due relatori, alle due visioni delle due relazioni, la prospettazione più nel dettaglio di quelle che sono le criticità del quadro normativo, anche le potenzialità dello stesso. E seguendo appunto l'ordine che abbiamo dichiarato in apertura, cedo adesso la parola all'amico e collega professore Francesco Rota, professore associato di diritto amministrativo nell'Università del Sannio, per la relazione. Buongiorno a tutti, io ringrazio i colleghi per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa e mi complimento con loro perché ho seguito anche alcuni degli incontri precedenti e veramente è un'iniziativa interessante e pregevole. Come diceva l'amico Mario, insegno diritto amministrativo e ho pensato di approcciarmi al tema del reclutamento della dirigenza nell'amministrazione ragionando sui cambiamenti che hanno interessato negli ultimi anni le pubbliche amministrazioni e l'attività amministrativa, per cercare di capire come questi cambiamenti incidono sulle caratteristiche che dovrebbero avere i dirigenti e come quindi possono incidere in qualche modo sul reclutamento della dirigenza. In qualche modo quindi l'idea è quella di partire dal rapporto tra organizzazione ed attività, per dirla in termini classici, per vedere come l'influenza, l'incidenza e la correlazione tra questi due profili incidono sul reclutamento della dirigenza e cercando di capire in che modo si può contribuire a far sì che la burocrazia, in questo caso quella la dirigenza, possano essere effettivamente una ricchezza per l'amministrazione nella prospettiva di valorizzazione delle competenze diciamo così, che è stata avviata a suo tempo da Massimo Severo Giannini. La prima domanda forse è legata alle caratteristiche della dirigenza di cui si parlava. Da un lato il tema è classico e riguarda caratterizzazione professionale, responsabilità, autonomia nei confronti del vertice politico, ma anche il legame
fiduciario della funzione manageriale rispetto al vertice politico, l'idea di capacità di gestione delle strutture che devono comunque andare nelle direzioni indicate dai vertici politici. Con una particolarità, prima si parlava dei regimi pubblicistici o privatistici e dei momenti di cesura, diciamo fino a quando prevale la logica pubblicistica, da quando inizia la logica di tipo privatistico, diciamo così, quindi quando il diritto amministrativo lascia il posto al diritto del lavoro, per così dire. Però forse già su questo bisogna fare una piccola puntualizzazione, cioè io non credo che siano oggi interessanti tanto le diverse l'idea, diciamo, di fare una sorta di axio finum regundorum, no? di individuazione dei confini, quanto capire, visto che si ha a che fare con un'evoluzione in cui bene o male le norme si susseguono, forse non sempre neanche in modo molto organico e meditato, e quindi in cui ci sono delle commistioni tra esigenze e regimi, benché ci siano nettamente delle prevalenze, però forse la prima cosa a cui dobbiamo prestare attenzione è che benché poi la vita del lavoratore, la sua vita professionale all'interno dell'amministrazione, finita la fase dell'accesso, sia regolata da quelle che sono dinamiche di tipo privatistico, il fatto che quel rapporto di lavoro si svolge al servizio della pubblica amministrazione continua ad avere un peso rispetto a quella che poi è la vita quotidiana del lavoratore e rispetto a quelle che sono delle dinamiche che ancora credo siano presenti all'interno delle amministrazioni, ma diciamo, questo è, lo dico, mi scusate per la banalità, mi scuserete per la banalità e l'osservazione, lo dico come chiarimento iniziale, ma consapevole che i colleghi qui presenti, alcuni dei quali peraltro insegnano proprio lavoro pubblico nel mio ateneo, inevitabilmente sono ben consapevoli di queste particolarità. Allora, l'idea è quindi contribuire al dibattito, cercare di contribuire al dibattito riflettendo sui cambiamenti che hanno interessato e stanno interessando la pubblica amministrazione. Ovviamente non possiamo prescindere da quelle dinamiche problematiche che in parte sono state già evidenziate e che riguardano da un lato la mancanza barra incapacità barra mancanza di volontà da parte del vertice politico di andare a delineare dei concreti obiettivi, di andare a strutturare dei programmi che siano idonei alla realizzazione dell'indirizzo politico. Dall'altro lato la difficoltà di creare modelli organizzativi che sul piano istituzionale abbiano la capacità di andare a separare dirigenza pubblica dalla politica, sembra un po' la rabbia fenice di Metastasio, no? Cioè l'idea che in qualche modo sia un'aspirazione a cui si tende ma che non si riesce poi in concreto a realizzare. Così come forse bisogna menzionare l'insistenza che negli ultimi anni si è avuta rispetto al tentativo di introdurre dei meccanismi di spoil system, cercando di recuperare su un piano strutturale quella caratteristica di fiduciarietà che da un punto di vista funzionale spesso non si riusciva a garantire. Non solo, prima Mario parlava delle valutazioni e anche questo secondo me è un punto molto rilevante, perché il fatto che ancora non riusciamo ad avere gli strumenti adeguati delle procedure che consentano una valutazione obiettiva dei dirigenti diventa un problema anche quando ci andiamo a spostare poi sul piano del reclutamento, perché inevitabilmente se ci muoviamo sulla base di una considerazione del pregresso, la qualità della valutazione diventa essenziale anche per delle buone scelte nei momenti successivi. Altro problema, e qui cominciamo a entrare sul tema dei cambiamenti dell'amministrazione,
riguarda la distinzione fra politica e amministrazione. Perché la domanda diventa chi fa che cosa? Due colleghi amministrativisti, Casini e Conticelli, recentemente in uno scritto dicevano, tutto sommato, ragionando sui tre modelli possibili di rapporto tra politica e amministrazione, che vanno dalla separazione all'interconnessione, passando per l'osmosi, inevitabilmente forse diventa rilevante anche capire qual è il modello che auspichiamo si verifichi, perché anche quello va ad incidere sulla modalità di reclutamento della dirigenza. Così come non ci possiamo nascondere rispetto al ruolo del patronato politico, nel rispetto all'individuazione di una parte della dirigenza, quantomeno. È l'unico strumento, deve essere l'unico strumento che consente di raggiungere i vertici più elevati dell'amministrazione? In qualche modo è uno degli elementi che implica una possibilità all'autore della decisione, a colui che poi è il vero titolare della decisione, di sostrarsi a delle responsabilità? Allora, anche questo è un aspetto su cui forse è necessario riflettere. Dall'altro lato c'è un tema di numeri. La dirigenza pubblica e la presenza di dirigenza pubblica in relazione alle necessità effettive dell'amministrazione, ma questo è un tema che riguarda anche un po' l'organizzazione in generale dell'amministrazione e soprattutto quello che c'è al di sotto della dirigenza. Perché purtroppo non sempre le competenze professionali all'interno delle amministrazioni sono distribuite in modo coerente a quelle che sarebbero le esigenze. Quindi in qualche modo si ha a che fare con dei ruoli di supplenza non sempre adeguata, comunque non sempre coerente a quanto le norme prevederebbero. Allo stesso tempo spesso ci troviamo di fronte ad una politica che tende a fare delle scelte incerte e questo ovviamente ha anche delle ripercussioni sulle responsabilità dirigenziali, quindi genera un quadro di incertezza inevitabilmente. Ma al di là di quelli che sono questi rapporti tra politica e amministrazione, abbiamo dei cambiamenti nelle amministrazioni. Ancora una volta, prima si faceva riferimento alle amministrazioni locali, che sono in parte un mondo a sé, ma che sono ormai diverse anche fra loro. Cioè il principio di differenziazione ha effettivamente preso piede, nonostante i tentativi di superamento di comuni o di realtà amministrative dalle dimensioni eccessivamente ridotte per garantire il funzionamento di certi modelli, continuiamo ad avere a che fare con una difficoltà di penetrazione di una cultura di tipo aggregativo per le amministrazioni locali, di una cultura che valorizzi l'esercizio associato delle funzioni e quindi che consenta di sviluppare capacità e di realizzare in modo più adeguato politiche. L'altro tema è come cambierà l'amministrazione nei prossimi anni, cioè quando i dirigenti che noi reclutiamo oggi dovranno svolgere il proprio lavoro. Da un lato già stiamo vivendo una fase in cui c'è una enorme attenzione per il bilancio, dall'altro lato abbiamo a che fare con crescenti esigenze connesse ad adempimenti sostanziali e a responsabilità settoriali. Penso a quello che è avvenuto prima con la trasparenza della corruzione, la transizione digitale e quello che sta avvenendo sul settore della privacy e della gestione dei dati. Iniziamo ad avere bisogno di competenze che sono competenze specifiche,
a volte competenze che devono avere la capacità di ibridarsi anche con conoscenze che un tempo erano forse lontane da quelle giuridiche, e questo anche alla luce di quello che avviene con l'informatizzazione, con quella che alcuni iniziano a chiamare l'amministrazione algoritmica, che ci pone anche un problema. Ci pone il problema di qual è il ruolo del dirigente, ci richiede una riflessione su qual è il ruolo del dirigente in un'amministrazione in cui gli indirizzi sono fissati a monte e una serie di altri aspetti vengono gestiti tramite l'informatizzazione. La trasparenza degli algoritmi richiesta dal garante, ma probabilmente indispensabile anche per l'esercizio corretto delle funzioni amministrative, le dinamiche partecipative, la capacità di controllo dell'amministrazione. Tutto questo che tipo di dirigente ci richiede? Non solo, già da svariati anni ormai noi accusiamo, avvertiamo meglio, il rilievo delle scelte e dell'impatto di ordinamenti e organismi sovranazionali, e questo pure ci richiede dei dirigenti che siano in grado di interloquire, interagire con quei livelli, di capire che cosa avviene al di fuori dei confini nazionali e come potrebbe incidere nel nostro ordinamento. Ma il dialogo non è solo un dialogo al di fuori dei confini nazionali. Le amministrazioni sono sempre più luogo di dialogo, di confronto politico. Dal 2001 in poi, negli ultimi 20 anni, questi aspetti si sono accentuati. E l'altra cosa che forse vale la pena mettere in luce è che questi dialoghi sono dialoghi che avvengono su un piano politico, ma avvengono sempre più su un piano tecnico. L'altro profilo sempre più marcato che vedo è la capacità di lavorare per progetti. L'idea, la diffusione di progetti infrastrutturali complessi che contribuiscono a quel dialogo, diciamo così, a diventare occasione per quel dialogo tecnico-politico di cui parlavamo un secondo fa, ma anche un'amministrazione che forse è più difficile rispetto a una dinamica anche di programmazione degli interventi, perché inevitabilmente diventa anche capacità di sfruttare le singole occasioni spot che vengono fornite dalle normative incentivanti di volta in volta. Basti pensare a quello che sta succedendo negli ultimi anni con l'ecobonus, che ha riguardato anche le amministrazioni, dove la capacità della dirigenza di intercettare uno strumento che a prima vista poteva sembrare in qualche modo lontano da una dinamica di funzionamento di una pubblica amministrazione, invece fanno la differenza. Ma pensiamo anche a quello che avviene oggi con il PNRR. Allora anche questo forse è qualcosa in cui, quantomeno nel breve e medio periodo, dobbiamo abituarci, rispetto ai quali dovremmo selezionare persone che abbiano la capacità, anche in termini di elasticità mentale, di capacità di lettura delle norme, la capacità di far proprie queste occasioni e di riuscire a valorizzarle per l'amministrazione. Questo ci genera, questo diciamo ci porta ad una dimensione problematica di quello che sta avvenendo. Lo accennavo prima rispetto al rapporto tra occasioni spot e capacità di programmazione, che è qualcosa che riguarda anche le presenze all'interno dell'amministrazione. Il fatto che la nostra amministrazione abbia avuto per un lungo periodo dei blocchi, poi diciamo così delle ripartenze, adesso delle possibilità legate al PNRR e in molti casi possibilità per archi di tempi che sono di tempo che sono limitati, comunque genera un problema sul piano dell'organizzazione, perché inevitabilmente genera delle necessità di assorbire un numero di risorse
in modo, diciamo, di distribuire risorse in modo altalenante, quindi non secondo una linea costante, e questo inevitabilmente può portare a delle difficoltà di reperire sul mercato delle risorse che siano risorse adeguate. A maggior ragione quando si sente parlare di elevata professionalità, di titoli di studio. E anche qui purtroppo devo fare una riflessione che è amara e per la quale non ho una soluzione. I titoli di studio oggi non sono i titoli di studio di 20 o 30 anni fa, tanto che si sta di nuovo sviluppando o rafforzando l'idea di un'abolizione del valore legale del titolo di studio, soluzione che devo dire non mi entusiasma, ma allo stesso tempo credo che le politiche messe in atto negli ultimi anni, l'apertura dell'istruzione ad una serie di soggetti, diciamo così, diversi da quelli tradizionali, sta rischiando sempre più di far sì che non sia l'istruzione, diciamo, non sia la massa ad essere portata all'istruzione, ma l'istruzione ad essere portata alla massa, cioè che dietro titoli di studio ci siano poi dei contenuti non sempre adeguati, diciamo così. E allo stesso tempo non mi sembra che andare ad alzare l'asticella, cioè l'idea di sostituire la laurea con il master piuttosto che con la specializzazione, contribuisca necessariamente a ridurre questo tipo di rischio, questa dimensione che secondo me è patologica, perché purtroppo da un lato ci si sposta su titoli diciamo per i quali le garanzie costituzionali operano in modo diverso, quindi per i quali per esempio non sono indispensabili le borse di studio eccetera eccetera, quindi genera un problema di tipo sociale, ma dall'altro spesso abbiamo a che fare con dei titoli che hanno una dimensione, oserei dire forse troppo spesso, più informativa che formativa. E anche questo è qualcosa su cui inevitabilmente dobbiamo riflettere. È un elemento di criticità, forse di crisi anche dell'università, però è qualcosa che ci deve far pensare quando poi certe competenze accertate, per carità, attraverso determinati meccanismi diventano base per le selezioni. Dall'altro lato, tutto questo riguarda, ci si chiede, se andare a reclutare la dirigenza all'interno dell'amministrazione, cioè all'interno di coloro che già operano nell'amministrazione, possa contribuire a risolvere il problema. Ora, devo dire, nell'esperienza che ho fatto da commissario in commissione di concorso, cambiano molto le conoscenze che vengono richieste, le competenze che vengono richieste a un funzionario rispetto a quelle che vengono chieste a un dirigente. E secondo me è giusto che sia così. Però questo ci porta anche a dire che non è detto che una persona che ha 10 anni di esperienza all'interno dell'amministrazione può per questo andare a fare il dirigente. In uno degli incontri precedenti, mi pare che proprio il professore Boscati parlava di garanzia dei già garantiti, se non ricordo male. E secondo me anche qui c'è un problema legato ad una disfunzione del sistema. Anni fa, proprio con Mario, facendo una ricerca field per l'Università Federico II, venne fuori che, diciamo, le forme di retribuzione, diciamo così, legate al merito per i dipendenti di alcuni comuni, venivano di fatto distribuite a pioggia, perché questo era l'argomento dominante, la retribuzione era troppo bassa e quindi serviva come forma, diciamo così, di perequazione della retribuzione, quindi in modo completamente diverso da quanto previsto normativamente. Allora, il vero problema è che non mi piacerebbe un'amministrazione in cui si viene promossi perché si riesce a fare ciò che si fa
finché non si riesce a fare qualcosa e quindi si diventa elemento di inefficienza per quell'amministrazione. Quelle che un tempo erano le progressioni verticali non possono, a mio avviso, essere meccanismi di premialità per compensi non adeguati, non possono essere legati a semplicemente alla buona volontà di un dipendente che evita di sottrarsi a quelli che sono i compiti che dovrebbe assolvere quotidianamente, e inevitabilmente quindi il concorso non può essere un premio se non in una dimensione in cui il premio è il riconoscimento di una professionalità adeguata a ricoprire quel determinato ruolo, esercitare quella determinata funzione. Quindi non può diventare uno sfogo per i sottodimensionamenti di alcuni funzionari, piuttosto che non per altre dinamiche che purtroppo all'interno dell'amministrazione tendono a svilupparsi proprio per quelle differenze che a volte ci sono con il modello privatistico, ancorché all'interno di una dimensione che è una dimensione di rapporto di lavoro di tipo privatistico. Quindi sicuramente è importante il concorso, sicuramente è importante accertare un livello diverso di competenze, anche giuridiche, anche economiche, se già erano state accertate. Pardon. Andiamo un po' più nello specifico al tema dell'evoluzione dell'amministrazione. Negli ultimi anni noi abbiamo assistito ad una dequotazione dei vizi formali, cioè l'idea non è più che il provvedimento amministrativo debba rispettare la forma prevista dalla legge, ma sempre più si è andata a prestare attenzione alla decisione che l'amministrazione prende, all'assetto concreto degli interessi individuato attraverso il provvedimento amministrativo. E da questo punto di vista è cambiato anche il sindacato del giudice. Cambiato il sindacato del giudice, che è diventato molto più penetrante, anche grazie alla spinta verso la full jurisdiction da parte degli ordinamenti internazionali, ma anche perché si sono andati a raffinare una serie di tecniche. Basti pensare a come è cambiato il sindacato, anche quello dell'eccesso di potere, al sindacato di proporzionalità che si va progressivamente affermando e che consente al giudice di andare a valutare anche attraverso un controllo molto raffinato di origine tedesca l'idea dell'idoneità di un provvedimento amministrativo, la capacità di un provvedimento amministrativo di raggiungere lo scopo per il quale è stato adottato. La capacità di andare a valutare attraverso il sindacato di proporzionalità il rapporto fra mezzo utilizzato e fine perseguito. La possibilità per il giudice di andare a verificare se c'erano delle alternative più mitiche che consentivano di raggiungere lo stesso risultato, quando non addirittura la tollerabilità per il destinatario del provvedimento che è stato adottato. Tutto questo inevitabilmente richiede delle capacità diverse in capo al dirigente, che sono delle capacità anche di tipo caratteriale, in termini di elasticità, di capacità di dialogo, anche perché ci troviamo di fronte ad un mondo in cui probabilmente quello che un tempo veniva chiamato merito amministrativo sicuramente si sta riducendo enormemente proprio per questo ampliamento del sindacato, secondo qualcuno addirittura tende a scomparire. Allora è molto rilevante questo cambiamento, perché se la discrezionalità sparisce, inevitabilmente e finisce con l'essere trasformata prevalentemente in una dimensione di discrezionalità tecnica, inevitabilmente cambia anche il ruolo del dirigente. Ma non solo, cambiano le tecniche di tutela dei diritti. Se voi andate a guardare, ancora una volta menziono il settore della gestione dei dati. Se andiamo a guardare quello che accade rispetto alla gestione dei dati, teoricamente io sono chiamato a
porre in essere misure adeguate a garantire in ogni momento la, diciamo, la necessaria tutela dei dati che gestisco e di cui dispongo. Quindi non ho un obbligo normativo, ma devo andare a capire io qual è la misura idonea in ciascun momento, in ogni singolo momento, e rispondo dell'inadeguatezza della mia scelta. E anche questo è solo a posteriori che potrò sapere se effettivamente ho operato correttamente. Inevitabilmente quindi l'amministrazione si sposta verso una legittimità sostanziale, che significa rilievo del risultato, ma che non significa irrilevanza delle regole. Quindi inevitabilmente io avrò bisogno di caratteristiche che oserei definire psicologiche, caratteriali, manageriali, avrò bisogno di una solida competenza giuridica. Anche perché tutti noi abbiamo visto che cosa succede quando entra nell'amministrazione un dirigente che non conosce perfettamente le dinamiche e le regole che presidiano il funzionamento dell'amministrazione pubblica. E non sono situazioni semplici o di buona amministrazione quelle che ne conseguono. Quindi se prima ho detto qual è secondo me il rischio che si corre guardando al bacino d'utenza interno all'amministrazione per il reclutamento dei dirigenti, a questo punto vi dico anche quello che secondo me è il rischio che si corre quando si va ad attingere alla dirigenza che proviene dall'esperienza nel settore privato. Il rischio è che abbiamo a che fare con persone che magari hanno tutte quelle doti, tutto quel bagaglio in termini necessari, in termini di managerialità, di capacità organizzativa, ma che invece difettano della conoscenza delle dinamiche interne ad un'amministrazione, difettano della conoscenza delle, ahimè, complessissime regole che presidiano l'amministrazione. Basti pensare ai contratti pubblici, basta pensare a quello che succede rispetto all'ambiente. Diciamo, non voglio parlare d'altro, ma sono normative di settore molto specifiche che richiedono grandissime esperienze, tanto che anche quando la disciplina amministrativa di contrasto alla corruzione inizia a parlare di rotazione negli incarichi dirigenziali, qualche problemino l'ha creato, perché spostarsi dai contratti pubblici all'urbanistica non è proprio, diciamo così, un cambiamento immediato. Quindi diventa difficile gestire tutto questo. Altri aspetti, quindi, sicuramente bisogna avere competenze giuridiche, sicuramente bisogna avere una capacità di leadership e di gestione delle risorse umane, sicuramente c'è bisogno di etica, perché anche proprio la disciplina di contrasto all'amministrazione ci dice che poi alla fine si contrasta la corruzione solo se c'è una base etica forte, e quindi tutto questo deve essere valutato e oggi può essere valutato. Quali sono le problematiche che vedo? Le scelte poco ponderate, perché poi soprattutto rispetto a quelle che sono le posizioni a tempo indeterminato, sono scelte che influenzeranno il futuro, ma anche le scelte che sembrano, diciamo così, avere orizzonti temporali limitati, poi finiscono spesso col generare figure professionali che continuano a gravitare intorno all'amministrazione. Quindi sicuramente bisogna fare molta attenzione, e bisogna fare molta attenzione anche rispetto a quegli strumenti che si iniziano a utilizzare adesso anche nell'accesso all'amministrazione, gli algoritmi, le decisioni informatizzate, con i quali io devo dire non ho avuto esperienze proprio esaltanti nelle selezioni
nel mio recente passato. Quindi l'idea è sicuramente fare scelte ponderate, mi rendo conto che in questo momento storico si cerca di andare veloce, ma bisogna anche chiedersi che tipo di dirigenza vogliamo, una dirigenza di vertice. La quarta area introdotta dai contratti collettivi serve, vale, può essere utile a differenziare ulteriormente i ruoli all'interno della dirigenza? Allora immaginiamo una super dirigenza con poi delle dirigenze serventi? Tutto questo probabilmente deve essere considerato. L'idea però è che oggi sicuramente c'è bisogno di persone più che mai dalle grandi capacità e dalle grandi competenze. Credo che il mio tempo stia arrivando alla fine e quindi mi taccio ringraziandovi per l'attenzione e passando la parola al collega Santucci. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto ringraziato per la parola che mi è stata ceduta, adesso ringrazio agli organizzatori di questa iniziativa che ho avuto modo di seguire, molto interessante, molto attuale e molto attuale. Io per la verità diciamo che condivido buona parte delle cose che ha detto il mio collega Francesco Rota all'inizio, anche le parole iniziali del nostro coordinatore Cerbone, quindi insomma hanno messo tutti e due sul piatto tutte le cose che si dovevano dire, secondo me, anche queste ultime cose che ha detto Francesco Rota sulla attenzione a tutti gli elementi che servono nel bagaglio del dirigente pubblico, da un lato appunto le competenze giuridiche, dall'altro quelle appunto manageriali di tutti i tipi, di leadership, di organizzatore del lavoro. Quindi sono perfettamente d'accordo. Quindi il mio discorso, diciamo, che va verso l'analisi un po' delle discipline che ci sono state sul reclutamento dei dirigenti. È chiaro che anche io, diciamo, devo dire che in effetti un discorso sul reclutamento della dirigenza e sul reclutamento della dirigenza lo faccio un po' da neofita, perché di reclutamento di dirigenza non mi sono occupato, mi sono occupato di dirigenza in generale ma non ho mai fatto attenzione, quindi ringrazio anche per questo, perché in effetti è stato, come dire, uno stimolo a studiare anche questo aspetto. Devo dire che effettivamente è un punto di osservazione di grossa importanza, perché tra l'altro ci dà la possibilità di capire come viene immessa questa importante, come vengono immesse queste importanti figure nelle amministrazioni pubbliche, come vengono selezionate e hanno un ruolo importantissimo nell'amministrazione pubblica. E poi inoltre bisogna tener conto del fatto che queste figure possono restare poi nell'amministrazione pubblica e quindi così influire sulle sorti dell'azione amministrativa in ogni caso, e quindi anche su quello che sono le aspettative dei cittadini. Quindi dico che in effetti per valutare poi in modo organico e critico questo sistema di reclutamento dei dirigenti, è chiaro che bisognerebbe fare proprio come premessa, bisognerebbe attestarsi e analizzare le funzioni e lo status del dirigente pubblico per vedere quanto poi questa regolamentazione sia funzionale. E diciamo che nell'analisi dovrebbe entrarci quello che ha fatto poi il collega Rota, e cioè appunto fare un generale approfondimento sulle funzioni della pubblica amministrazione e sull'evoluzione poi dell'azione amministrativa anche nella società contemporanea. Quindi i bisogni a cui risponde e i suoi mutamenti, e appunto quindi a parto avvantaggiato, perché in effetti questo l'ha fatto già Francesco Rota, e quindi posso rispondere assertivamente a qualche domanda, anche perché poi il tempo è chiaramente quello che è, e quindi bisogna essere sintetici. Chiaramente io penso che siamo distanti dal modello del dirigente inserito in un mero ruolo esecutorio rispetto alla volontà del vertice politico, e quindi che il contesto esterno e interno della pubblica amministrazione è notevolmente rivoluzionato dagli anni 90 del secolo scorso. Quindi a partire dalla riforma degli anni 90, quella sull'organizzazione
e sui rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, emerge secondo me la figura del dirigente autonomo dalla politica, non indipendente, manager e guida nella gestione delle amministrazioni pubbliche rinnovate. Ed esiste poi un livello dirigenziale, quello lì appunto fiduciario di vertice, che è assoggettato allo sport system, ma pur in ogni caso, dovendo agire tra, come sempre rispettando l'imparzialità e il buon andamento, la legalità, in un contesto radicato sulla separazione tra dirigenza e politica che sta nella Costituzione, a mio parere, comunque ha uno spazio contenuto nel nostro ordinamento. Quindi abbiamo questo prevalente modello manageriale, certo non sempre mantenuto con coerenza dal nostro legislatore, fondato sulla separazione tra politica e amministrazione, separazione diciamo che è stata affermata più volte dalla Corte Costituzionale in sentenze che sono state scritte da amministrativisti e non da giuslavoristi, quindi lo dico questo per sottolineare che, insomma, voglio dire, quest'idea della separazione proviene direttamente anche da dottrine cassese, insomma, voglio dire, da dottrine amministrativiste. E questo principio, secondo me, è stato fondato, poi è stato consolidato nelle varie riforme che hanno toccato in questi anni l'organizzazione e la gestione delle pubbliche amministrazioni. E dovrebbe essere poi articolato, ed è stato anche articolato più o meno ragionevolmente nei contesti specifici delle varie singole amministrazioni, forse si potrebbe fare di meglio, dirigenza locale, regionale, scolastica, sanitaria, ministeriale, universitaria, insomma di tutti gli aspetti. Quindi i punti di forza di tale modello, secondo me, sono l'ambito gestionale di cui il dirigente è sovrano, gli incarichi dirigenziali a termine che ruotano, la valutazione dei risultati, la responsabilità dirigenziale, le specificità richieste dai sottosistemi normativi delle pubbliche amministrazioni e la permanente caratura pubblicistica del dirigente pubblico, che pur nella configurazione manageriale è lontano e deve esserlo dal dirigente privato, perché esercita anche secondo schemi pubblicistici funzioni pubbliche. Questo è un aspetto che pure Rota ha sottolineato proprio quando ha espresso delle riflessioni critiche sulla utilizzazione, diciamo, di chi viene dal privato senza poi essere, come dire, ambientato nell'ambito pubblicistico. E su questo siamo appunto perfettamente d'accordo. Quindi tutto questo che vi ho detto quindi induce a far emergere la necessità di un dirigente con delle competenze diverse dalle tradizionali impostazioni del passato, che deve affrontare la digitalizzazione, lo smart working, che ne so, il lavoro per progetti, la direzione, il data driven management, l'internazionalizzazione, la necessità di supportare il sistema economico con competenze nuove. E quindi un dirigente che poi sia anche un manager e che possa essere aiutato anche dal middle management, che pure è importante, e un dirigente e una dirigenza che sia reclutata anche nel rispetto delle pari opportunità. Quindi che sappia soddisfare le aspettative interne del saper fare e saper come fare, quindi non solo sapere, perciò dobbiamo mischiarle le cose, non lasciarle semplicemente sul sapere, perché le conoscenze non sono sufficienti, e quindi la prestazione dirigenziale è modificata. E direi che poi si può anche aggiungere che, pure se non fosse considerato prevalente il modello manageriale, direi che proprio perché l'azione della PA è mutato, perché il contesto ambientale è cambiato, queste nuove competenze, se possiamo usare questo termine in maniera ampia, competenze e conoscenze servono in ogni caso, anzi servono proprio per a tutela dello stesso dirigente che si trova ad affrontare tutti questi aspetti, e senza questa formazione, senza questo bagaglio nuovo, non so come si possa fare. Cioè, in effetti si fa, però voglio dire, ne a scapito l'azione dell'amministrazione. Ciò detto, insomma, cerco di cominciare a parlare dell'accesso, però prima di parlare dell'accesso alla dirigenza è chiaro che bisogna dare uno sguardo alle regole generali, alle regole di cornice sull'accesso. Quindi ovviamente il riferimento all'articolo 97 della Costituzione è evidente, no? Il quarto comma,
che stabilisce che agli impieghi pubblici si accede mediante concorso, salvi casi stabiliti dalla legge, e quindi anche qui ricade l'accesso della dirigenza. Quindi la Costituzione impone questo standard per la società democratica, però lascia aperta la possibilità di deroga, attribuendo questo compito importante alla legge, con l'indicazione delle finalità che in ogni caso devono essere salvaguardate. Quindi ricordiamo il 97,2, imparzialità, buon andamento, efficienza, il 51 della Costituzione, accesso a tutti i cittadini e agli uffici pubblici con la promozione delle pari opportunità. Quindi questi sono aspetti importanti, attuazione dell'articolo della disposizione costituzionale, la si può trovare nell'articolo 35 del decreto 165 del 2001, che però non fa riferimento al concorso, fa riferimento alla procedura selettiva che è più ampia del concorso pubblico. Quindi diciamo che c'è lo spazio per operazioni legislative che non richiedono il vero e proprio concorso e che possono articolare adeguatamente l'accesso al pubblico impiego. Dico delle cose già acquisite teoricamente. L'articolo 35 è anche importante per il rispetto delle pari opportunità, senza dimenticare l'articolo 51, il codice delle pari opportunità. Perché faccio riferimento alle pari opportunità? Perché insomma da più parti si rileva che proprio nella dirigenza si riscontra il soffitto di cristallo per le donne, poi in contraddizione con la prevalenza delle donne tra il personale interno e quindi poi con l'esigenza della valorizzazione del personale interno. Da qualche parte, in qualche articolo di giornale che ho letto, appunto di giornali che si occupano degli argomenti in questione, appunto si diceva che l'esigenza della valorizzazione del personale interno consentirebbe anche questo, e forse diciamo che l'esperienza potrebbe essere a vantaggio delle donne che hanno meno tempo per dedicarsi alle conoscenze. Questo non significa che le conoscenze non siano, grazie per gli applausi da parte di Anna Zilli, perché in effetti appunto si faceva riferimento a questo aspetto, diciamo, per prepararti al concorso poi ti devi, non so, devi prenderti uno spazio, devi studiare, prendi dei libri, rivedi, rifai, insomma. E diciamo che l'esperienza interna, specie fatta in certi ruoli, ovviamente in certi ruoli, in certi incarichi, potrebbe servire al riguardo. Però è chiaro che sul punto del grado di vincolatività e di rispetto dell'articolo 97 abbiamo qui il nostro interprete principale, la Corte Costituzionale. Per carità, lungi da me da riferirmi a tutti gli orientamenti della Corte Costituzionale, però ovviamente alcuni aspetti vanno posti. Cioè la Corte Costituzionale ha detto che ovviamente è necessaria la selezione concorsuale e costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare l'efficienza, il buon andamento e l'imparzialità e per consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche. Però questa, la facoltà del legislatore poi di introdurre deroghe, però deve essere delimitata in modo rigoroso, dice la Corte Costituzionale, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione, ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle, e sempre che poi il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. Quindi insomma la Corte Costituzionale è intervenuta in tantissime occasioni, è intervenuta soprattutto in relazione a una legislazione regionale, probabilmente un po' fuori dei limiti, ma anche legislazione statale, per porre dei limiti, dei paletti, insomma. Qualche elemento delle deroghe, e chiaramente la Corte Costituzionale non ha mai accettato che ci possa essere un concorso interamente riservato, e quindi ovviamente bisogna bandire in deroga al principio del concorso pubblico, e quindi lo ha bocciato, e sono affetti da illegittimità costituzionale poi le norme regionali che prevedono un reinquadramento automatico del personale degli enti di diritti privati nei ruoli della regione senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva di tipo concorsuale, quindi ovviamente non c'è questa possibilità di passaggio automatico. Poi ancora la Corte Costituzionale è intervenuta anche su un altro aspetto, quella della possibilità di accettare al concorso anche soggetti che siano privi del titolo di studio richiesto per l'accesso, quindi questo ha riguardato una sentenza relativa alla scuola, e la Corte Costituzionale ha accettato in questo caso, però in ogni caso ha sottolineato che l'area dell'eccezione deve essere delimitata in modo rigoroso e deve essere subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali
dell'amministrazione lo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta. Quindi, insomma, è sempre stata molto attenta a verificare concretamente tutte le necessità e le tecniche che sono state utilizzate per capire se poi la deroga è ammissibile alla luce del principio generale. Chiaramente poi vi sono le sentenze sullo spoil system, ma qui insomma voglio dire non le ripeto, però voglio dire anche qui lo ha messo con ambiti di applicazione rigorosi, anche se in qualche ultima sentenza, specie per quella lì sui segretari comunali, c'è una dubbia apertura nei confronti appunto del segretario comunale, anche e qualche ambiguità forse nella sentenza numero 20 del 2019 sulla privacy dei dipendenti pubblici. Per la verità qualcuno anche in questa sentenza ha voluto trarre da questo un orientamento della Corte più favorevole alla dirigenza fiduciaria. Io per la verità non vedo questa apertura, perché in effetti la Corte Costituzionale non fa altro che riferirsi a quello che il legislatore impone sulla dirigenza fiduciaria, e quindi non è che ha dato il via libera, diciamo, all'ampliamento della dirigenza fiduciaria. E quindi io credo che questa sentenza sia invece nel solco dei limiti che la Corte Costituzionale pone alla dirigenza fiduciaria. Quindi detto questo, a questo punto ci si può soffermare su alcuni aspetti del reclutamento della dirigenza statale. Mi occupo soprattutto della dirigenza statale, con qualche piccola incursione in qualche altro settore dell'amministrazione. Per quanto riguarda la dirigenza statale e l'accesso alla dirigenza statale, abbiamo chiaramente il decreto legislativo 165 del 2001, però ci sono delle innovazioni che sono state apportate dal decreto legge numero 80 del 2021, convertito nella legge numero 113 del 2021. Probabilmente queste novità fanno anche seguito ad impegni che sono stati assunti tra governo e parti sociali con il patto del 10 marzo 2021, ma ovviamente la nuova disciplina dell'accesso non può essere regolata dalla contrattazione collettiva, e quindi ovviamente c'è l'intervento del legislatore, mentre forse la contrattazione collettiva può essere utile ai fini, diciamo, del supporto anche delle funzioni dirigenziali. No? Tra l'altro il decreto legge numero 80 è intervenuto anche sull'articolo 52 del decreto legislativo 165, e qui poi ha introdotto degli elementi che spingono verso anche sia la valorizzazione della pregressa esperienza, sia anche la spinta della contrattazione verso un'articolazione maggiore che funga da supporto anche alla dirigenza. Appunto, si dice che la contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione, quindi il personale di elevata qualificazione che dovrebbe essere a supporto delle funzioni dirigenziali. Nelle progressioni verticali non si prevede il concorso, ma la procedura comparativa, fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinate all'accesso dall'esterno. Le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali e quindi nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. Quindi qui c'è un elemento di valutazione. Poi si spinge molto verso l'apprezzamento dei requisiti di esperienza, perché in un punto che questo non vale per l'area dell'elevata qualificazione, si dice che in effetti nel reinquadramento che faranno appunto i contratti collettivi si può anche fare questo reinquadramento in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. Ecco, questo è intervento sul titolo di studio. Certo, è chiaro quello che ha detto anche Francesco Rota sul titolo di studio. Sì, certo, non sono come una volta, e ci sono poi, diciamo che la formazione, specie la formazione universitaria, si è molto ampliata e diversificata, però insomma voglio dire, io sarei un po' attento su questo, non so, forse per l'esperienza del passato, mi ricordo sempre di tanti anni fa quando fui chiamato a fare un parere a proposito di un intervento di controllo che era stato fatto su un comune,
dicendo al comune circa 20 anni dopo che era avvenuto che c'era un dirigente che non aveva, aveva soltanto il titolo di studio, come si chiama, quello di obbligatorio, cioè insomma c'aveva la licenza media, però se ne sono accorti dopo 20 anni e quindi lì bisognava cercare di capire. E quello che si era fatto, forse è un dirigente di enti locali, mi pare che all'epoca c'era una regolamentazione contrattuale, ecco, appunto fare attenzione ai titoli di studio comunque è sempre importante e quindi non bisogna mai, soltanto appunto non a caso la sentenza della Corte Costituzionale diceva bene, ne posso fare a meno perché purché tu legislatore mi spieghi perché funzioni e sia eccezionale e così via, non in maniera così ampia e indistinta. Quindi a questo punto direi di entrare ancora di più nella tematica dell'accesso alla dirigenza ministeriale. Sappiamo che per quanto riguarda la dirigenza ministeriale ci sono due fasce nell'ambito delle quali poi vi sono sezioni in modo da garantire eventuali specificità tecniche, insomma voglio dire sono fasce di dirigenziali, c'è il ruolo dirigenziale per cui più che la posizione dirigenziale, perché si è chiamati a svolgere qualsiasi tipo di funzione dirigenziale e l'articolazione poi rileva ai fini del conferimento di incarichi apicali e di direzione di uffici generali, nonché ai fini del trattamento economico e quindi è importante. Cosa succede allora? Quindi abbiamo due fasce, abbiamo la prima e la seconda fascia, che è quella proprio di accesso alla fascia dirigenziale, potremmo dire, e si applica anche alle amministrazioni ad ordinamenti autonomi e agli enti pubblici non economici e varie sono le modalità di accesso. Possiamo dire che grosso modo ne sono tre: il concorso indetto dalle singole amministrazioni, il corso concorso selettivo di formazione che è bandito da SNA e il concorso riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione, anch'esso gestito da SNA, che è la modalità introdotta poi dal decreto legge numero 80 del 2021. Ovviamente sono diversi i requisiti che si devono possedere in funzione delle diverse modalità di espletamento e al concorso per titoli d'esame, al corso concorso possono partecipare anche dipendenti pubblici con specifici requisiti. Ma secondo me di rilievo sono le percentuali massime o minime da ricoprire con i vari concorsi, perché qui anche si capisce che tipo di operazione è stata fatta. Il corso concorso selettivo di formazione è bandito per il 50% dei posti da ricoprire, che sono individuati nella programmazione del fabbisogno. Poi c'è la percentuale di posti riservati al personale interno, che indice il concorso, è pari al 30% dei posti messi a concorso, e poi per il 15% c'è un concorso riservato ai funzionari che abbiano rivestito incarichi fiduciari di vertice a tempo determinato, e poi c'è un residuo 5% che appunto è aperto a tutti. Quindi probabilmente il totale del reclutamento aperto al pubblico è il 55% dei posti disponibili, ma ovviamente qui può partecipare anche il personale interno. Ovviamente. Il restante 45% viene reperito all'interno e il 30% con una sorta di progressione verticale e il 15% mediante la stabilizzazione dei dirigenti che hanno avuto un incarico fiduciario di vertice. Ecco, questi sono aspetti importanti. E prima di fare osservazioni concludo diciamo l'esame rapido di queste innovazioni. Il decreto legge numero 80 poi ha previsto che accanto alle prove dirette ad accertare le conoscenze delle materie disciplinate dal DPR 487 del 94, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuate anche attraverso prove scritte orali e definite secondo metodologie e standard riconosciuti, e per questo chiedono che poi le commissioni di concorso siano aperte poi a degli esperti che sappiano valutare questi aspetti, che ne so, di psicologia, managerialità e così via. Poi ancora dopo l'assunzione, prima del conferimento del primo incarico, i dirigenti poi sono tenuti a frequentare una formazione che dura 12 mesi e poi ancora se ne fa ancora un'altra. È molto complesso il periodo di formazione, 12 più 4 mesi, e poi alla fine i dirigenti vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione. Nel concorso riservato agli interni invece il personale
è selezionato con procedure comparative sempre gestite da SDA, che anche in questo caso tiene conto della valutazione conseguita in attività svolta e anche le aree di competenza e che tengono conto dell'esperienza, quindi più o meno alla stessa stregua di quanto detto in precedenza. Ciò detto, si può fare quando qualche osservazione. Nel verso giusto mi sembra che vada la normativa che valorizza il personale interno e quindi che richiede poi una valutazione dell'esperienza e delle capacità manageriali. Qui si sono forse consolidati degli esperimenti già presenti a livello locale che hanno utilizzato sulla scorta di esempi europei logiche e strumenti di selezione basati sulle competenze di ruolo e non solo sulle conoscenze tecniche. E si sono sfruttati probabilmente degli spazi che già erano nelle linee guida sulle procedure concorsuali, una direttiva numero 3 del 24 aprile 2018, però per le amministrazioni centrali forse questo non era possibile perché c'erano i vincoli imposti dal DPR numero 487 del 1994, invece per le amministrazioni locali c'era una maggiore apertura. Queste nuove esperienze sono state esaminate da Saporito in un articolo sul foro amministrativo, se non vado errato, sul foro amministrativo, che ha posto in luce tutti i vari aspetti, cioè esaminato poi nel concreto tutte queste varie esperienze che si sono tenute, appunto poi tirando fuori delle valutazioni. A me non sembra coerente poi con l'impostazione eccezionale della dirigenza fiduciaria, la riserva, tra l'altro molto ampia, prevista per una parte di tale personale, creandosi tra l'altro una disparità di trattamento tra il personale interno, per meglio dire, perché in effetti poi c'è il concorso privilegiato, sembra soltanto per il personale che abbia comunque sia un personale di ruolo. Se a questo poi si unisce l'ampliamento della dirigenza fiduciaria operata dal nuovo articolo 19, ci troviamo di fronte, secondo me, ad un notevole sconvolgimento dell'assetto della dirigenza. Insomma, mi sembra che non ci siano più limiti quantitativi nell'utilizzare questo strumento e quindi, insomma, voglio dire, sia proprio attribuendo degli incarichi al personale con questa base, diciamo, di carattere fiduciario, sia anche perché si consente la stabilizzazione. Quindi in effetti forse si è approfittato di questa, diciamo, di questa innovazione, no? Dovuta al PNRR e diciamo l'innovazione, diciamo, alla, come dice, è stata una sorta di bilanciamento. Abbiamo dato dei nuovi strumenti per valutare l'accesso, per valutare i dirigenti nel momento dell'accesso, quindi il personale nel momento dell'accesso, però poi insomma ampliamo anche l'aspetto, ampliamo anche il la forbice, anzi l'ampliamo tantissimo, la forbice della dirigenza fiduciaria. Insomma, voglio dire, se si è pensato che la Corte Costituzionale abbia, come dire, con quelle sentenze che ho citato prima, dato il nulla osta, abbia semaforo verde a questo ampliamento generale della dirigenza fiduciaria, secondo me si è fatto un errore, perché in effetti la Corte Costituzionale, secondo me, è intervenuta soltanto su degli aspetti particolari e non sul discorso di carattere generale che è contenuto nelle sentenze precedenti e che di cui non si può non tenere conto. E anche il diciamo che anche l'inserimento, vabbè sì, questo l'inserimento quindi è limitato comunque al personale in servizio a tempo indeterminato, ma la macchia d'olio quindi si è estesa. E si tratta di una promozione per la dirigenza fiduciaria che può essere in possesso anche solo della laurea magistrale, sia pure con esperienza della dirigenza fiduciaria. Quindi voglio dire, poi viene utilizzato per una procedura più snella. Quindi a questo punto il dirigente fiduciario, diciamo che è immesso, a differenza dall'altro personale interno, ha sicuramente una via di accesso molto, molto semplificata. Quindi non è che una via di accesso che si fonda molto poi sulla valutazione dell'esperienza e poco sulle competenze che hai, anche se si tratta di personale in servizio a tempo indeterminato, e quindi ovviamente diciamo che linea di massima è stato inserito previo un concorso pubblico, quindi bene o male delle conoscenze si hanno, però voglio dire, sappiamo bene che le conoscenze che si richiedono a un dirigente sono diverse da quelle del personale in servizio a tempo indeterminato, giusto? Ecco, poi la formazione è importante, forse però il periodo di formazione è un po' eccessivo,
magari non a tempo pieno, potrebbe essere distribuita nel corso del rapporto in funzione delle necessità che emergono nell'espletamento dello stesso servizio. Del resto, che la formazione dei dipendenti pubblici debba essere incrementata costituisce un'aspettativa dei dipendenti e anche un dovere delle amministrazioni, spesso sottovalutandosi sia l'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 165 del 2001, sia anche le disposizioni contrattuali che specificano e arricchiscono l'obbligo di diritto di formazione, per esempio l'articolo 26 del relativo alle funzioni centrali. Anche l'accesso alla prima fascia dirigenziale è variegata, abbiamo il concorso pubblico per titoli d'esame indetto dalle singole amministrazioni, anche in questo caso è intervenuto il decreto legge 80 e anche qui si è introdotto questo elemento della valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali e quindi con il ricorso a delle metodologie standard riconosciuti e i vincitori poi sono, vabbè, sì, chiaramente si prevede anche una formazione perché i vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione anteriormente al conferimento dell'incarico sono venuti all'espletamento di un periodo di formazione variegato. In questo caso però si è alleggerito l'onere formativo perché si è abrogato il comma 5 dell'articolo 28 bis e anche qui diciamo che si è stati forse un po' più attenti sotto certi aspetti. E anche qui perciò però insomma in ogni caso c'è la percentuale di posti, c'è il discorso sulla percentuale di posti, quindi il 50% dei posti disponibili avvengono tramite concorso per titoli ed esami, resta fermo poi quanto previsto dall'articolo 19 e dall'articolo 23,1, dall'articolo 19,4 e dall'articolo 23,1, cioè l'articolo 19,4 che fa sì che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale possono essere conferiti a dirigenti della prima fascia di cui all'articolo 23 o misura non superiore al 70% della relativa dotazione ad altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli, ovvero con contratto a tempo determinato a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. Quindi qui anche c'è da fare una riflessione sull'ampliamento verso l'esterno. Forse ampliamento verso l'esterno che avviene qualora non sia possibile nei casi in cui l'amministrazione valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza e nel caso in cui non ci siano delle professionalità adeguate, si può fare attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta da membri esterni senza maggiori oneri per la finanza pubblica, certo sì, e quindi poi gli incarichi sono conferiti con contratto di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a 3 anni, quindi c'è questa ulteriore apertura verso la dirigenza fiduciaria. Poi c'è anche il passaggio automatico tra la prima e la seconda fascia, pure questo diciamo è un po' lascia delle perplessità, anche se io ritengo che poi forse sia limitato, la normativa dice che in effetti questo avviene in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19,11 che sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro dei Ministeri degli Affari Esteri, nonché le amministrazioni che esercitano in materia competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di Polizia e di Giustizia. Io l'ho interpretato nel senso che non sia una procedura generale o allargata, ma sia una procedura che faccia riferimento soltanto a questi settori. Però certo la norma è un pochino, anche questa non è scritta proprio benissimo. Quindi anche nel campo della dirigenza della prima fascia si può osservare questo favore verso la dirigenza fiduciaria e l'automatismo che presenta qualche dubbio, anche perché poi è l'automatismo che è fondato su che poi? Cioè automaticamente dopo che hai avuto, non so, un tot anni di esperienza, 5 anni, e non sei in corso in nessuna valutazione negativa, ecco che passi a dirigente di prima fascia, dalla seconda alla prima. Però bisognerebbe essere poi, come dire, bisognerebbe controllare il rigore, diciamo, poi delle valutazioni, delle performance, gli strumenti
per valutare le performance, diciamo, ci sono, mi permetto in questo di dissentire un pochino rispetto a quello che ha detto il collega Rota, perché ci sono, no? Solo che il problema è di capire se vengono utilizzati al meglio secondo quello che è stato previsto oppure no. Probabilmente il tutto è da ricondurre anche ad un controllo più rigoroso che dovrebbe essere fatto sulle amministrazioni, un controllo, diciamo, neutrale, no? Sulle valutazioni, che invece non avviene. Detto questo, faccio soltanto, perché il tempo sta scadendo, mi rendo conto, voglio qualche minuto soltanto a disposizione, penso. No, volevo solo dire una cosa sulla scuola, perché ho visto che c'è questa disciplina speciale che è fondata sull'articolo 29 del decreto 165 e su un decreto ministeriale del 2017, mi sembra che contenga una regolamentazione che sia, diciamo, attenta alle esigenze del personale, anche una formazione in un certo senso equilibrata, conclusa poi da un periodo di tirocinio. È un'osservazione molto, diciamo, superficiale, direi, però penso che il problema della scuola, anche per come l'ho un po' studiato io, è la mancanza della managerialità intermedia, perché in effetti il dirigente si può fondare relativamente alle funzioni alle quali è chiamato a svolgere soltanto sulla disponibilità del personale insegnante. Quindi non c'è proprio questa ossatura, no? E quindi il dirigente scolastico è, diciamo, un po', come dire, è solo. Un problema analogo poi l'abbiamo anche nelle università, qui viene in questione la legge 240 del 2010. Allora, per la governance, solo nel consiglio di amministrazione si chiedono competenze manageriali per alcuni suoi componenti. Per il rettore, qui sapete che molto spesso la distinzione tra politica e gestione, diciamo, è un po' più labile, no? Nelle università, e diciamo per il rettore basta solo essere professore ordinario per poter diventare poi rettore, e pur avendo compiti di indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, mentre poi c'è un altro aspetto secondo me più grave, però diciamo che a prescindere dal fatto delle università in generale, anche la politica in generale, no? Proprio la politica che avrebbe bisogno anche di una formazione specifica, non è semplicemente la dirigenza, perché molto spesso poi le pecche delle amministrazioni derivano proprio dalla mancanza e dalle incapacità, e anche dall'incapacità dalla volontà della politica. Dicevo, per quanto riguarda la dirigenza generale, si può attingere dall'esterno tra personale di elevata qualificazione e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, si dice, ma in questo caso io dico che è evidente il provincialismo privatistico, dove essere dirigente in un ente privato, avere appunto avuto delle esperienze, è sufficiente per gestire un'università pubblica. E la formazione in questi casi che fine fa? Altro modo di essere, di passare come dirigenti, c'è anche la mobilità, il passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ma salto questo aspetto, vengo semplicemente alle conclusioni, soltanto 3 minuti. Io penso che in ogni caso bisogna tener conto tra le opportunità che c'è per le pubbliche amministrazioni, questa dello strumento della programmazione dei fabbisogni, che secondo me deve essere utilizzato in modo serio, no? È imposto, ma ovviamente lo sappiamo bene che le cose imposte si fanno in maniera non rigorose, ma semplicemente come degli adempimenti formali. Ma secondo me la programmazione è fondamentale, perché sia per capire che cosa c'ho, sia per capire che mi serve, ma mi serve non soltanto adesso, ma mi serve in prospettiva. Quindi non trovare il tappare, diciamo, il buco nel momento in cui si verifica, ma avere già la lungimiranza, quindi c'è questo aspetto importante. Il sistema mi sembra che faccia passi avanti nella valorizzazione del personale interno, nella valorizzazione delle competenze piuttosto che delle conoscenze. E quindi le criticità invece appaiono con riferimento al quadro costituzionale nell'ampliamento della dirigenza fiduciaria nei percorsi di stabilizzazione, come vi dicevo. Mi sembra che l'angua ancora che sia ancora carente, il mid management, che potrebbe anche evitare la frammentazione degli incarichi dirigenziali. Per le pari opportunità non vi è menzione, però qui nel nostro ordinamento fortunatamente abbiamo molti elementi a cui fare riferimento, anche l'articolo 48 del decreto legislativo 198 del 2006, che impone alle PA l'adozione del piano delle azioni positive. Sicuramente in questo anche si potrebbe utilizzare per, come dire, rompere il soffitto di cristallo. E ancora una volta poi l'approccio a tutto questo tema dell'accesso, anche della dirigenza, è fatto in maniera non organica,
non diciamo con inserimenti normativi e con stratificazioni, si è proceduto in fretta come al solito, si sono inseriti degli elementi, secondo me si sarebbe dovuto avere una maggiore considerazione del contorno di un disegno complessivo e si sarebbe necessitato e sarebbe stato necessario anche introdurre un monitoraggio magari con l'istituzione di qualche autorità centrale anche per sistemare, omogeneizzare o diversificare e monitorare soprattutto queste innovazioni che vengono introdotte sulla valutazione delle esperienze e cioè per il varo di uno statuto minimo diciamo delle competenze, no? Detto in senso stretto, quindi proprio perché l'accesso è delicato e i dirigenti rimangono nelle nostre pubbliche amministrazioni. Grazie. Passo la parola al professore Boscati. Io ringrazio nell'ordine Mario Cerbone, Francesco Rota e Rosario Santucci perché hanno effettivamente a 360 gradi evidenziato quanto sia problematica la questione, la tematica dell'accesso della dirigenza e rispetto a quello che gli amici hanno detto io così, in maniera molto così, circoscritta alcune considerazioni, valutazioni insomma che pongono l'attenzione loro del dibattito di tutti. Beh, sicuramente è emersa l'annosa questione dirigenza o dirigenze, funzione o rapporto di lavoro. Io mi autodenuncio, sono stato quello che partendo dal rapporto di lavoro ho ritenuto che ci sia soltanto un dirigente pubblico e che ci sono tante funzioni delle varie amministrazioni, ma come sono tanti settori merceologici del settore privato, passatemi questo. E quindi credo che insomma l'elemento qualificante del rapporto di lavoro del dirigente pubblico sia sostanzialmente lo stesso, cioè il fatto di un di ruolo intendo, rapporto che nasce con un contratto a tempo indeterminato e un incarico a termine, quindi è il dato di specialità. Poi c'era però il tema dell'accesso, è un tema che sicuramente confluisce nel diritto pubblico e qui voglio dire noi abbiamo delle differenziazioni non banali anche perché tutti gli amici hanno ricordato, noi parliamo da un modello che è un modello ministrico-centrico, passatemi questo neologismo, cioè nel senso che il 28 del 165 a questo si riferisce e che si unisce al fatto del ripari competente Stato-Regioni del 117 e quindi tutto questo spazio di un dato organizzativo concorsuale che in qualche misura ha cercato in alcuni casi di introdurre elementi di specialità. Ma la Corte costituzionale che cosa ha fatto? Lo ricordavate voi perfettamente, ha tenuto sempre una posizione centralista, cioè ha ridimensionato molto quelli che sono gli spazi di effettiva autonomia regionale e dove il 97 non l'ha utilizzato con l'ultimo comma del concorso, l'ha utilizzato col secondo l'imparzialità, dicendo che in buona sostanza certi meccanismi, questo soprattutto per elementi della fiduciarietà, tra cui tornerò tra un secondo, ha circoscritto quello che era l'ambito. In un contesto in cui, l'avete anche questo emerso chiaramente, dirigenza pubblica e dirigenza privata sono due mondi diversi. Sono due mondi diversi non soltanto sul piano della regolamentazione, noi quando così spieghiamo un po' la dirigenza pubblica in primis agli studenti, che sono anche oggi credo tra i nostri interlocutori, diciamo, mentre nel privato c'è una disciplina in negativo, cioè non applichi certe garanzie, nel pubblico è in positivo, cioè definisci quello che è il ruolo, quelli che sono i compiti, tutto quello che devono fare. E questo si lega a che cosa? A quello che tra gli altri il collega Rota ha indicato in maniera molto molto puntuale, precisa e completa, il tema rapporto, logica fiduciaria, principio di distinzione funzionale pubblica amministrazione. Questo vuol dire, questo è il tema dei temi che si lega all'altra questione, dirigenza di ruolo e dirigenza esterna, perché i due aspetti, come dire, non possono, devono essere tra loro scissi. In questa logica sicuramente Rosario alla fine diceva, ma la valutazione c'è, sì, la valutazione c'è, i modelli ci sono, però forse in maniera un po' come dire, critica dovremmo chiederci quanto questi modelli hanno effettivamente funzionato.
E se la risposta non dovesse essere così positiva, allora dovrebbero dire che il modello forse non funziona adeguatamente. Non lo so, pongo perché? Perché è vero, perché la valutazione è l'elemento di tenuta del sistema. Valutazione non soltanto nella fase dell'accesso, di cui due cose tra un secondo, ma nella fase funzionale. Perché qui il problema di fondo è che l'attività di indirizzo molte volte viene svolta in maniera non adeguata, contenuta in tempistica, ma su questo però, per essere anche un po' intellettualmente onesti, non è soltanto colpa della politica. Diciamo che molte volte anche la dirigenza, per tanti motivi, accetta questo. Dopodiché, insomma, questo elemento è un elemento che sicuramente non è ancora adeguatamente maturo, restando il fatto che io credo che le decisioni le debba comunque prendere la politica, le decisioni di fondo, con la dirigenza che abbia un ruolo fondamentale nell'indicare quella che è la politica, quelle che possono essere le varie soluzioni. Credo che questa circolarità tra indirizzo e gestione, voglio dire, in qualche misura, forse meriterebbe di essere, non dico ripensata, ma arrivare a un 2.0 del modello 1.0 che ormai da 20 anni o di più stiamo, come dire, perseguendo. Mario Cerboni giustamente ricordava parallelismo accesso-recesso, cioè la Corte Costituzionale che cosa ha detto? Ha detto in buona sostanza, lo disse prima della riforma Madia, prima che la Corte di Cassazione intervenisse, intervenendo sulla famosa regione della legge della Regione Lazio, scusate in versione, che monetizzava il recesso dei dirigenti, dicendo che in buona sostanza, semplifico il concetto, perdonatemi dalla banalità, come poiché sono scelti per concorso, non puoi monetizzare quella che è una scelta dell'accesso per concorso, anche perché sarebbe molto facile, come dire, allontanare la persona che in un certo contesto non ti è più gradita. Quindi sicuramente questo elemento rimane, però veniamo al punto al punto iniziale, cioè al vero core dell'incontro di oggi, cioè il tema dell'accesso. È il tema dell'accertamento delle competenze. Tutti noi, tutti voi avete detto che questo è l'elemento fondamentale. E, sotto questo profilo, sicuramente il nuovo articolo 28 del 165, in maniera esplicita, amplia il tema delle competenze. E, in sede soprattutto di conversione, è stato introdotta la specific è stato introdotto lo specifico riferimento alla valutazione delle competenze. Poi il problema è il come, di assessment, cioè questo vedremo nel prossimo futuro come si svilupperà. Ma c'è l'altro tema che però il professore Roth evidenziava, cioè noi vogliamo una vogliamo abbiamo ipotizzato una dirigenza generalista, cioè il saper essere dei dirigenti, con quella che è una logica necessariamente specialistica, cioè il fatto che comunque tu devi essere in grado di svolgere quelli che sono determinati compiti, che è un aspetto sicuramente importante che lui ha evidenziato nel suo punto di caduta più rilevante, il tema della rotazione. La rotazione sicuramente la riesce a fare con una certa facilità nelle amministrazioni centrali, e se vai nelle amministrazioni un po' più piccole, anche nelle università, questo può diventare un pelo più, come dire, complicato. E gira, chi rigira, passatemi questa caduta di stile, cioè fondamentalmente gli incarichi che tu ricopri sono sostanzialmente sempre gli stessi, o giri su due o tre, non è che ci sia questa, fermo restando che io credo che la rotazione rappresenti un principio fondamentale, perché soprattutto in certi uffici, diciamo che l'affetto dell'esterno non deve essere così caloroso, mettiamolo in questo modo, perché può introdurre quelli che possono essere dei circuiti non proprio virtuosi. E quindi questo sicuramente è questo tema della specialità è un tema importante sotto questo punto di vista. Ma permettetemi di aggiungere un altro aspetto che secondo me è importante dal punto di vista della specialità, perché si lega al tema degli appalti pubblici e si lega al tema delle esternalizzazioni. Allora, a me non interessa, non è la sede per discutere esternalizzazioni bene e male, concessioni bene e male. Certo è che se io sono una pubblica amministrazione, un ministero che dà in concessione l'esercizio di una certa attività, devo essere in grado di controllare che quell'attività venga svolta adeguatamente. Siccome è sempre brutto parlare in astratto, purtroppo la questione di Genova e Ponte Morandi è una cosa, come
molto brutta. Sicuramente ci possono essere delle responsabilità, non lo so, sarà la magistratura. Quello che mi chiedo è, ma il Ministero aveva un apparato idoneo a verificare cosa faceva il concessionario oppure no? Aveva dei dirigenti tecnici in grado di fare queste operazioni oppure no? E quindi questo elemento cosa vuole portare? Vuole portare, con questo esempio che io ho fatto, lungi da ogni valutazione di merito, alla centralità di quello che è il ruolo della dirigenza di carattere tecnico, perché questo è un aspetto fondamentale, e quindi coniugare questo tecnico con il generalista. Perché non vuol, io non, cioè, sicuramente tu puoi avere delle capacità manageriali, ma devi avere anche delle capacità tecniche. Io su questo voglio dire ne sono abbastanza convinto, e questo si lega a tutta la questione che Rosario diceva in maniera da sottoscrivere, della formazione. Questa è l'altra questione, l'altro tema fondamentale. Poi sempre Rosario ha toccato un altro tema. Rosario è molto garbato, mi avete conosciuto, io sono un po' meno garbato, nel senso entro un po' più a gamba tesa, no? Quando lui giustamente ha detto, ma c'è un'esigenza di valorizzare gli interni. Un tema di valorizzare gli interni che l'abbiamo non soltanto per la dirigenza, l'abbiamo anche per il personale, l'abbiamo non soltanto per il passaggio da funzionario, che poi tecnicamente voi sapete meglio di me che non così è dirigente, ma anche per il passaggio tra le varie categorie all'interno delle amministrazioni. Ora, mi pare abbastanza chiaro che il decreto 80 abbia preso una chiara posizione nel senso di cercare di introdurre delle misure volte a promuovere gli interni. Progressione di carriera per il comparto, passaggio da funzionari a dirigenti secondo un meccanismo riservato, di cui tra un secondo dirò una cosa, legato al tema della nuova area delle elevate professionalità, che ricordava il collega Rota, che vedremo. Che questo sarà il bacino, per attingere i futuri dirigenti? Non lo so, è abbastanza probabile. Non è però un caso, secondo me, il dato cronologico. Questo aspetto è l'aspetto che si è introdotto di conversione dell'80, nella prima versione. E probabilmente questo è di per sé, se i tempi hanno una logica, una espressione di una certa volontà politica. Quindi arrivo all'aspetto. Per il comparto, vabbè, ripeto cose che ho già detto il 20 ottobre, primo incontro. Io credo che ci sia un modo sbagliato per raggiungere l'obiettivo giusto. L'obiettivo giusto è quello di incrementare le retribuzioni che sono basse, le posizioni apicali. Non lo puoi fare però promuovendole, perché c'è un tema organizzativo che viene in qualche modo sorpassato. Io di questo ne sono abbastanza, insomma, anche perché credo che si possano replicare quelle che sono le situazioni che noi abbiamo già visto per le progressioni economiche orizzontali. Meccanismo temo che possa essere lo stesso, di fatto, anche se non di diritto. E poi c'è il tema degli interni. Allora, prima giustamente in maniera completa, cioè non avrei saputo fare meglio, Rosario diceva, abbiamo il concorso per esami e poi c'è questa nuova norma che prevede una procedura riservata agli interni, in misura non superiore al 30% dei posti disponibili, poi un altro 15%. Allora, già io faccio interpreto la norma, racconto la norma. Si parla di procedura comparativa, che non è già concorso, è procedura comparativa da ciascuna amministrazione. Bello. Poi si dice riservata. Leggo perché mi sono appuntato, riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, che abbia 5 anni, quello che ha detto prima Rosario, che non ripeto. Allora, già qua si pone un problema semantico. È riservato ai dipendenti dell'amministrazione che bandisce o è riservato ai dipendenti di tutte le amministrazioni? A me sembrerebbe, così poi ne discutiamo, riservato più ai dipendenti della singola amministrazione, dell'amministrazione che bandisce. Ma in ogni caso, se fosse anche estesa a tutti i dipendenti di ruolo delle amministrazioni, non pone
quel problema che Rosario identificava di un concorso interamente riservato al personale, cioè quel problema che la Corte Costituzionale ha evidenziato più volte? Questo è un primo elemento di, come dire, di riflessione che ci dobbiamo porre, incrementato da un altro aspetto, che un 15% e il fatto che si parli di altresì mi pare un più, non un di cui, però anche qui insomma, coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi ai sensi del 19,6, e qua magicamente scompare la posizione apicale. Ok? Dopodiché è vero che tendenzialmente sarà così, però voglio dire, dal punto di vista semantico, esattamente così non è. E quindi noi che cosa abbiamo alla fine? Abbiamo sostanzialmente, perché giustamente Rosario vedeva il bicchiere mezzo pieno, un 55% almeno agli esterni. Io, che sono un po' più cattivello, un po' più cinico, rischio di vederlo mezzo vuoto, cioè che un 45% in realtà sia sostanzialmente riservato agli interni. Agli interni, e quello che mi preoccupa di più è questa riserva del 19,6, per i motivi che prima professor Rota, Rosario, ma anche Mario indicava, cioè il fatto che sono saltati i limiti percentuali. E quindi questo elemento è l'altro elemento che spinge verso che cosa? Spinge verso una logica di tipo fiduciario. Quindi, dal punto di vista, come dire, così concreto, c'è questo, diciamo, c'è questa situazione che si va a prefigurare in un certo modo, dove credo che il punto di caduta e di tenuta non possa che essere quella di una concreta, corretta e completa definizione di linee guida che concretamente definiscono quelli che sono gli ambiti entro cui muoversi. Linee guida che credo dal mio punto di vista, ma credo che il legislatore si muove in questa direzione, debbano essere estese con il valore di linee guida, ovviamente, anche ad amministrazioni diverse rispetto a quelle centrali. Quindi voglio dire, credo che sia, questo sia oggettivamente un bel tema. E poi c'è l'ultima cosa che dico, poi mi taccio. C'è un profilo delle commissioni di concorso. Questo è l'altro problema di fondo, perché ci devono essere le commissioni di concorso che devono essere in grado effettivamente di valutare quelli che sono i soggetti. Dopodiché la quantità fa qualità. Parte sì, quando io ho un concorso di 200 posti con 10.000 domande avrò anche le prove preselettive, ma qualche problemino questo me lo pone. Detto questo, come vuol dire, come vedete, e non parlo di PNRR perché altrimenti finiamo questa notte, non è il caso, ma quindi, cioè, i profili emersi dai nostri amici sono evidenziati dai nostri amici, sono tanti, credo che anche oggi siano emersi quelli che sono i profili di riflessione anche in una logica di in una logica di prospettiva, che prospettiva che ha accompagnato tutte le 10 quindi 10 incontri, dal primo, il reclutamento riformato, il 20 ottobre, no? Sembrava non ci fosse più niente, dal 20 ottobre a oggi, 4 maggio, è passato, non so, qualche mese, ma tante cose, come dire, sono cambiate. Qualche giorno fa, il 30 di aprile, in Gazzetta Ufficiale, per il personale, è andato questo nuovo decreto, il 36, che detta alcune, come dire, alcune indicazioni. Quindi credo, insomma, che il motore si sia avviato, ma che ci sia ancora molto, molto, come dire, molto da fare, da ragionare. Credo che in dottrina un ruolo centrale debba essere, non soltanto possa essere, ma debba essere riconosciuto. Detto questo, ringrazio ancora una volta, nell'ordine di apparizione, i colleghi Cerbone, Rota, Santucci, ma ancora prima la professoressa Zilli, perché senza di lei non ci sarebbe stato questo clip e non ci sarebbero stati i 10 clip.
vi annuncio, poi magari lei dirà qualcosa di più preciso, che stiamo raccogliendo gli atti da pubblicare in due volumi di quest'anno, e che per il prossimo anno abbiamo in cantiere un nuovo clip che riguarderà un altro tema che a nostro modo di vedere è un tema molto importante, che è il tema della professionalità. Professionalità legato ovviamente anche in questo caso sempre al nostro amico Decreto 80, ma legato anche a quello che i contratti collettivi hanno definito o definiranno nei prossimi mesi. Detto questo, credo di aver sforato anche di un minuto forse, o di essere, no, dovrei essere il tempo. Ringrazio nuovamente, passo come sempre per le conclusioni alla professoressa Zilli. Grazie. E queste sono davvero le conclusioni delle conclusioni. Cerco in pochi minuti di prenderci il tempo per dire che cos'è stato questo clip. Il progetto era sfidante. Ci siamo detti: proviamo a costruire 10 incontri con 10 atenei ospitanti, che alla fine, oltre al professor Boscati e a me onnipresenti, hanno coinvolto 25 altri colleghi, che non sono affatto pochi. Abbiamo affrontato un tema che direi ostico, che ha messo alla prova non tanto gli eccellenti colleghi quanto studiosi, giovani, come i nostri studenti che si sono misurati nell'affrontare questo percorso. Mi sembra che questa sfida l'abbiamo affrontata, se non altro, con coraggio. E alle colleghe e ai colleghi che hanno animato questi eventi devo i miei più sinceri ringraziamenti, sia dal punto di vista dei contenuti, perché ho imparato molto, sia dal punto di vista dell'organizzazione locale, che secondo me è sempre stata eccellente. Alle studentesse e agli studenti che hanno seguito questo percorso, credo e spero abbiamo offerto un'occasione di crescita sia nelle conoscenze che nella visione di una pubblica amministrazione nuova, diversa, che ha molto bisogno di questi talenti, che li chiama, li aspetta, che non vuole esecutori, ma che cerca di reclutare persone che abbiano un vero interesse per la pubblica amministrazione. Come accennato già dal professor Boscati, CLIP è una sfida che continua per iscritto con un progetto a lunghissimo termine di ambiziosi volumi con cui raccogliamo gli altri e gli atti e a cui accompagniamo una literature review per dare sempre il massimo aggiornamento possibile su questo tema. CLIP continua anche come corso di aggiornamento online che vorremmo offrire ad avvocate, avvocati, dipendenti pubblici, a chi sia comunque interessato a questi temi, a cui quest'anno abbiamo garantito un percorso informale, ma che dall'anno prossimo troveranno una struttura più stabile di aggiornamento. La sfida era anche quella di riaffermare la collocazione dell'impiego pubblico nell'alveo del diritto del lavoro. E spero che anche in questo queste conversazioni, questa prima serie di conversazioni di lavoro e impiego pubblico abbiano colto nel segno. E ultimo e non ultimo, il mio personale ringraziamento al professor Boscati, che è stata un'autorevolissima guida, che mi ha concesso l'onore di una co-conduzione che per me è stata una piacevole palestra. A tutte e a tutti, davvero grazie, e ci vediamo da settembre con la nuova edizione.